4. In collaborazione con noi. Trieste Trasporti. Muoversi bene. Muoversi bene. Mi è arrivata la comunicazione dal governo nazionale che il Friuli Venezia Giulia diventa zona arancione. Io ritengo questa decisione incomprensibile perché rispetto ai parametri che mi hanno spiegato di cui Regione Friuli Venezia Giulia non ha questo famoso algoritmo, ed è assurdo che noi non possiamo sapere l'algoritmo come vengono calcolati questi parametri, ma vabbè. Mi hanno comunicato che sono dei parametri oltretutto decisamente non determinanti nella lotta alla pandemia. Di più, abbiamo migliorato molti altri parametri. Questa comunità regionale ha dimostrato in questo periodo di combattere sempre unita la pandemia. Tant'è vero che nella giornata di ieri, non di un anno fa, ma di ieri, ho firmato un'ordinanza d'intesa con il Ministero della Salute per andare a darci delle nuove regole, proprio perché siamo persone responsabili. E non la regione responsabile, i cittadini di questa regione sono responsabili. Io sono molto convinto che tutti continueremo a mantenere le regole, a mantenere il distanziamento, a difenderci a vicenda. Però questa battaglia la si porta avanti se si va avanti insieme. E gli appelli di condivisione non possono arrivare soltanto alle regioni o ai cittadini. La condivisione deve farla anche il governo. Perché quando vengono fatte delle scelte incomprensibili è più difficile portare avanti la battaglia. Allora, ribadisco, io sono convinto e invito tutti a rispettare sempre ogni regola che ci viene data, il distanziamento e il difenderci a vicenda. Però continuerò l'interlocuzione anche forte, come ho avuto in queste ore, molto forte col governo, per avere delle spiegazioni e nel caso dei correttivi rispetto a delle scelte sbagliate. Ci sono territori, altri territori in questo paese, che almeno dai dati pubblici sono in situazioni decisamente più difficili delle nostre. Io non voglio dire che noi siamo in una buona situazione, sicuramente la battaglia alla pandemia è difficile e tutti dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo preservare gli ospedali, dobbiamo preservare il lavoro dei medici, dobbiamo preservare le terapie intensive per non vedere un sovraffollamento. E in questa direzione ci stiamo muovendo. Ma guardate che non è indifferente la condivisione della popolazione nella battaglia. Noi dobbiamo condividere, non ordinare i cittadini. Ed anche l'ordinanza di ieri andava in quella direzione, come ho avuto modo di dire quando l'ho presentata. La cosa che chiedo a tutti i cittadini di questa regione è continuare con rigore nel comportamento, col distanziamento per salvarci, abbassare tutti i dati, anche quelli più aleatori che ci hanno detto. Però sta di fatto che noi pretendiamo motivazioni e motivazioni serie, perché altrimenti è difficile pensare di portare avanti la battaglia uniti. Allora, così Massimiliano Fedriga pochissimi minuti fa, il video che appunto lo staff della regione ci ha fatto avere, abbiamo capito, inteso, era previsto, possibile, diciamo, anche un intervento del governatore anche questa sera appunto su Tele4, ma temo che la rabbia e i confronti con Roma proseguiranno, la rabbia invece è tanta, quindi non credo interverrà nel corso di questa puntata, ma non si sa mai, quindi adesso noi continueremo ovviamente a verificare la disponibilità del Presidente. Aspettiamo invece anche il Sindaco Roberto Di Piazza, come eravamo d'accordo da oggi pomeriggio, quando poi al telefono molto chiaramente mi ha detto è una mossa politica perché la Campania è diventata rossa e allora, siccome il Veneto necessariamente doveva restare giallo, si è scelto di rendere arancione il Friuli Venezia Giulia. Questa è la ricostruzione, la lettura politica e polemica che dà il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Ho visto un messaggio di Bruna. Bruna, oggi pomeriggio abbiamo seguito con oltre 2 ore di straordinaria, è da domenica che entra in vigore l'ordinanza, l'abbiamo ripetuto fino a pochi minuti fa con Marco Stabile e Umberto Bosazzi, ancora abbiamo allungato la nostra straordinaria serale proprio per informare il più possibile su questo nuovo scenario, che davvero, dobbiamo essere onesti, non ci aspettavamo, ma nelle
nella dietrologia o nella ricostruzione del dietro le quinte non reggerebbe, perché sia il vicepresidente, l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi, che avete sentito, Massimiliano Federica, non trovano nei numeri la giustificazione a questa, questo inasprimento delle nuove regole che condizionano non poco l'economia del nostro territorio. Cosa ci ha spiegato Riccardi in pochi istanti? Pare che facciano riferimento a numeri di qualche settimana fa confrontati a quelli di oggi, quando quelli di oggi rispetto alla settimana precedente scusate, sarebbero migliori. Vediamo se il sindaco adesso è disponibile, provo anzi a videochiamare direttamente. Niente, non diamo il numero del sindaco in diretta. Saluto e ringrazio Bruno Vesnaver, presidente della FIPE, mi sta chiamando ovunque regionale, il sindaco regionale. Buonasera, ben trovato Vesnaver, grazie per essere con noi. Ovviamente è importante sentire la sua voce. Abbiamo letto oggi il comunicato, cattivissimo dal suo punto di vista, perché siete infuriati. Prego. Beh, siamo infuriati, siamo delusi, siamo stufi, siamo stanchi, non ne possiamo più. Siamo in mano a dei dilettanti allo sbaraglio, proprio dei dilettanti. Se noi gestiamo le nostre aziende come loro ci gestiscono noi, siamo falliti il giorno dopo. È una vergogna quello che stanno facendo di noi. Regole, ci hanno, il presidente Federica giustamente ha detto dobbiamo rispettare le regole. Noi le regole stiamo rispettando, signori. Ci hanno detto di sanificare i nostri locali, abbiamo sanificati, ci hanno detto abbiamo speso soldi, ci hanno detto di tenere le distanze, ci hanno detto di mettere i plexiglass, di tutto e di più, niente assembramenti, facciamo di tutto. Ma cosa vogliono da noi ancora questi signori al governo? Ma loro sanno dove stanno o no? Cioè fanno il loro lavoro o no? Ma io chiedo questo, ma cosa stanno facendo questi signori? Sono strapagati, dico strapagati per tutelarci noi. Cioè, io penso che ormai siamo sfiduciati dallo Stato, non crediamo più a questo Stato, non crediamo più a questo governo, quindi non devono lamentarsi se non abbiamo i soldi per pagare i nostri dipendenti, perché i nostri dipendenti... Scusa, però prima facevo fatica a ricordare da quando non potete fare le cene al ristorante. È 26 ottobre addirittura. Se lo ricordo quale DPCM... Le cene al ristorante non le possiamo fare, non vorrei dire da 2 settimane. Sì, sì, ci siamo. Sì, un paio più di 2 settimane. Più di 2 settimane. Quindi l'assurdo. Abbiamo cioè, dire che almeno per altre 2, cioè, a me risulta 2 o 3, adesso vado a memoria. No, adesso guarda, sono tanto incazzato che ci sta per collegare il sindaco che, intanto vi dico. Che non mi ricordo più. Dal 26 ottobre, credo, sì. Quindi sono 1, 2 e mezzo, quasi 3 settimane, altre 2 minimo. Minimo quindi, saranno i ristoranti, altre 2. Ecco, i ristoranti sono KO. I pub sono KO, si salvano fino a domani. Si salvano i bar, si salvano gli aperitivi, eccetera, ma il resto è una categoria che proprio è in sofferenza tantissimo. Quindi ripeto, l'ennesima batosta di oggi della chiusura con domenica vuol dire che noi abbiamo tutti i nostri dipendenti a casa, tutti in cassa integrazione, ma lei pensi che un dipendente nostro prende la vergogna, proprio una vergogna nazionale, e questi signori qua prima dovranno pagarla, perché noi torneremo nelle piazze, ma li staneremo tutti, mi spiace parlare così, ma siamo arrabbiati. Ma lei pensi che questi signori che prendono 30.000 euro di stipendio al mese, non so quanto prendono, che si fossero almeno degnati di dire guarda facciamo una donazione tutti noi, governanti, burocrati, e diamo tutto alla sanità? No, noi danno 1.200 euro ai nostri dipendenti, va bene, e li mettiamo tutti in cassa integrazione. Lei sa cosa prende un nostro dipendente in cassa teoria integrazione? L'80%, ma quanto? L'80%. Ma stai scherzando? Infatti, meno del 50%, lo prende. Ma questi signori cosa pensano di fare? Ma ci prendono in giro? Ma noi andiamo a stanare tutti. Io veramente, se andiamo avanti così, io non so cosa faranno le altre regioni, ma qua non possiamo, non ce la facciamo dare
la cassa integrazione anticipata, non abbiamo più i soldi. Ecco, allora siamo veramente in mano a degli incompetenti, gente che, non capisco il presidente Fedriga che d'accordo col governo ci hanno fatto, ha fatto un'ordinanza ieri. Però vedi, Fedriga non conti nulla, no? Poi l'impressione, cioè che sia stata proprio una beffa, qualcuno scriveva via sms, una beffa a questa regione, al presidente, cioè proprio ieri, lo ripeto ancora una volta, Speranza ha detto ok all'ordinanza di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, va bene, anche l'Emilia Romagna è diventata arancione, non dimentichiamolo. Però eccolo qua il sindaco, vediamo se riusciamo a collegarci, mi scusi Vesnaver. Prego, prego. Allora, sindaco, mi vede, mi sente? Però non la sento io, non la sento io perché ha il microfono in mute. Mi senti? Ecco, sì, però ora la sento ma non la vedo. Vediamo, ecco, provi. Mi senti? Perfetto, ora siamo giustissimi. Allora, ricordavo poco fa quando ci siamo sentiti oggi pomeriggio, dopo la diretta straordinaria, mi ha richiamato e ci siamo detti, qua non capiamo il senso di questa manovra. Lei vede una lettura politica in questa decisione, cosa intende? Beh, facciamo un attimino la storia degli ultimi, non dei 30 giorni, delle 36 ore. Allora, Speranza dà l'ok all'ordinanza dei governatori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia Romagna, cioè da domani abbiamo questa ordinanza dei governatori. A questo punto oggi, guarda caso, fanno Toscana e Campania in zona rossa, Toscana amministrata da una giunta, scusatemi una volta tanto faccio politica, Toscana amministrata da una giunta sinistra, Campania amministrata dalla giunta di sinistra, a questo punto facciamo un po' di caos anche con le giunte di destra. Buttiamo dentro il Friuli Venezia Giulia, che ho parlato con Massimiliano Fedriga, abbiamo i dati inferiori al Veneto e inferiori all'Emilia Romagna. Perché ci hanno messo dentro? Il nostro RT è inferiore in questo. Allora aspettate almeno qualche giorno per vedere i dati che venivano fuori con l'ordinanza di Fedriga invece di mi capisci? Allora a questo punto dico è una manovra politica, non può esserci un'altra spiegazione, una manovra politica che però mi mette nelle condizioni che domenica abbiamo tutto chiuso, ristoranti, poi non so per quale motivo ristoranti e bar sono quelli che fanno i contagi, avrei qualcosa da ridire, per cui sono amareggiato, incazzato, e devo dire che Speranza si sta comportando veramente, sta facendo politica, e questo mi dà fastidio perché in questo momento tutto il paese dovrebbe unirsi per superare questo momento. Ferdinando, la politica è un'altra cosa, lasciamola stare in questo momento e cerchiamo tutti uniti di superare il problema drammatico di questo Covid. Però in questo caso dammi atto, è impossibile che il Friuli, che è inferiore ai dati del Veneto, è in zona arancio e il Veneto è in zona gialla. Follia. Infatti è quello che dicevamo oggi pomeriggio, non riuscivamo a capire come mai fu questa scelta. Dopodiché ci sono i 21 criteri, vabbè. Allora, quello che abbiamo inteso da una breve chiacchierata anche con il vicepresidente Riccardo Riccardi è che avrebbero utilizzato dei dati vecchi, quindi confrontato dati di ottobre con quelli di oggi, invece di confrontarli con la settimana precedente all'attuale. Rispetto alla quale siamo in miglioramento, cioè questa sarebbe una cosa folle. Siamo, l'RT eravamo al 15 e rotti, siamo al 14 e qualcosa, che il limite sa anche al 17. Allora sto dicendo, ma come, stiamo con i dati che stanno regredendo e ci mettono in zona arancio. A questo punto, ripeto, manovra politica che mi sta anche sulle scatole, perché in questo momento nei confronti delle imprese, dei bar, dei ristoranti, finiamola, anche sempre raccomandando ai cittadini di mantenere la mascherina e di comportarsi a livello adeguato, ma la mia città e la mia regione si sono sempre comportati a un livello. Avere questa sberla da uno come Speranza mi fa molto arrabbiare, e domani mattina con la batteria del Viminale lo cercherò e gli dirò quello che penso di lui. Quindi domani chiamerà il ministero? No, lo chiamerò per dirgli qual è la motivazione che io ho dei dati inferiori al Veneto, io parlo come regione Friuli Venezia Giulia, come città,
E come mai il Veneto è rimasto in zona gialla e noi siamo in zona arancio? Che mi dia una spiegazione, poi magari te la trasmetto. Certo, no, quello senz'altro. Allora, grazie Sindaco. La cosa è questa. Oggi, Federica, non so se ha avuto modo, l'abbiamo trasmesso poco fa il video appena arrivato, il comunicato di Massimiliano Federica. Decisione incomprensibile. Ecco la parola chiave è la decisione, come io ho detto manovra politica, lui ha detto decisione incomprensibile. Esatto. Perché una decisione incomprensibile? Perché il presidente Federica mi ha dato i dati e noi siamo sotto al Veneto, sotto all'Emilia Romagna, sotto ad altri. Guarda caso Marche, Friuli Venezia Giulia in zona arancio, ma guarda un po'. Quello di centrodestra dice. Ho capito. Senta Sindaco, però Federica ha detto comunque rispettate le regole. Lei ha ricordato poco fa anche le regole. Rispetto a quanto disse per esempio in piazza, oggi cosa dice con la rabbia? Ma no, ho detto, sai, in questo momento, quando penso che, ripeto, c'era un'ordinanza di Federica che entrava i ristoratori e i bar, si chiudeva alle 18, ma però alle 15 eravamo tutti seduti, però c'era un minimo di lavoro. Adesso siamo dalla mezzanotte di domani sera, siamo chiusi. Non posso andare a Sistiana dal sabato, da domani sera a mezzanotte, non posso andare a Sistiana, non possiamo andare in altri comuni. Ma è una follia. Ma poi ripeto, nei confronti dei bar e dei ristoratori, come ho detto in piazza, e come ha detto il Presidente, è incomprensibile questa cosa, perché ripeto, i dati ci danno ragione in Friuli Venezia Giulia. Lasciamo perdere, se tu mi parli della Lombardia, beh, la Lombardia ha dei problemi, ma quello, Ferdinando, che ho detto per mesi prima, ho detto, i sindaci, ti ricordi, i sindaci commissari che si confrontano con il loro Presidente della Regione e prendono le decisioni. Queste decisioni calate da Roma in questa maniera, veramente posso dire che si devono vergognare. Va bene Sindaco, qui abbiamo Bruno Vesnaver, abbiamo dialogato tutto il pomeriggio con gli imprenditori, con ristoratori, baristi, è arrabbiatissimo come puoi immaginare, cioè questo significa siamo oggi tutti, che devono, ma siamo tutti arrabbiati, devono trovare altri soldi anche dal governo per intervenire e aiutare queste imprese poi, sì, perché siamo tutti arrabbiati, anche questo. Ma siamo tutti arrabbiati anche perché avevamo l'ordinanza del governatore che, guarda caso, la presa in giro parte da domani. Però domani resiste, avrei... quella Sindaco, quella resiste. Oh. Resiste. Ah, sì, ho capito, però chiudiamo tutto dalla mezzanotte di sabato, da domani sera chiudiamo tutto. Cioè non potremo prendere un caffè, non ci saranno i ristoranti, non ci saranno ancora, come se i ristoranti fossero... E i bar fossero i portatori del Covid, che mi facciano un piacere. Sindaco, grazie davvero. Buonanotte, ciao, buona serata. Buon lavoro, grazie al Sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, è stato chiarissimo anche sul fatto di preannunciarci che domani ha tutta l'intenzione di attaccarsi al telefono e chiamare la batteria, cioè vuol dire chiamare al Ministero per riuscire a parlare con Speranza e dirgli ma che senso ha. Vesnaver? Ma guarda, io poi lancio anche una lancia anche per i commercianti, perché di riflesso anche i negozianti non lavorano, quindi essendo senza locali pubblici non si lavora nessuno, in parole poi tassisti, non si lavora nessuno. Quindi a questo punto, caro signor governo, è inutile che scrivi che noi siamo poco seri, noi siamo molto seri, molto più di quelli che ci governano, del nostro governo appunto. Noi siamo serissimi, ho visto una scritta lì che non abbiamo rispettato. Per carità, qualcuno non avrà rispettato, ma insomma, signori miei, ma dove volete arrivare con noi? Cioè, ce lo dovete dire. Cosa volete fare? Volete che falliamo tutti? Ma come facciamo a pagare gli affitti? Ci danno il credito d'imposta. Ok, bisogna pagare l'affitto con il credito d'imposta, signori. I soldi li abbiamo? Come paghiamo i nostri dipendenti adesso? Come li pagheremo se non incassiamo più? Come pagheremo? Adesso con l'arancione almeno l'F24, do una comunicazione ai miei associati, ai miei colleghi, almeno quello slitta. Ah, questo è importante. Il 16 questo... slitta l'F24, il famoso IMSS, IRPEF, IVA, eccetera. Almeno slitta, non si sa fino a quando, ma slitta, vabbè. Non ce lo abbonano, slitta. Allora,
poi ci troveremo però pagamenti doppi da tutte le parti. Allora, io dico, ripeto, sono degli incompetenti, poi io non voglio parlare di politica, ma è gente che ci comanda, poi neanche votata oltretutto, no, neanche votata da noi, va bene? Quindi io dico, io chiedo, faccio un appello a questi incompetenti che ci comandano, ci devono dare i soldi, ci devono dare i soldi, non le briciole che ci stanno dando questi giorni, sono briciole che a malapena si paga uno o due mesi d'affitto, non ce la facciamo. Poi non si lamentano prefetti eccetera che noi andiamo in piazza, perché andremo in piazza, ritorneremo in piazza, non possiamo farcela. Infatti stavo per chiederle questo, oggi già sono scoppiate le proteste, per fortuna almeno fino a questo momento senza le conseguenze che abbiamo vissuto le settimane scorse a Napoli, dove per tutti era assurdo raccontassimo di una regione che era arancione, era gialla, scusate, ce la faccio, era gialla e diventa rossa, era gialla, quindi non stava nei numeri, non stava nel racconto, non stava in niente, però diventa rossa e vanno a protestare i napoletani, i cittadini della Campania sotto la regione. Adesso la preoccupazione è che qui, dove francamente ci sembra uno scippo, ci sembra qualcosa di non giustificabile, ci sembra strano, vedremo, leggeremo sti dati, io temo che un po' di rabbia, al di là di quella del presidente, quella di Vesnaver, quella del sindaco, quella degli imprenditori, si rischia. E noi siamo, e qui mi fermo, una regione a statuto speciale, con un presidente come Federica, che io lo rispetto tantissimo, siamo una regione che abbiamo, possiamo avere dei poteri decisionali, però chiaramente poi vengono impugnati dal governo immediatamente. Allora, dato che noi siamo impotenti su queste decisioni incomprensive da un giorno all'altro, ma pensi che domenica noi avevamo i nostri locali pieni, domani sera tutti pieni, cioè abbiamo fatto tutte le scorte per fine settimana. Ma cosa facciamo? A parte il danno economico, adesso no, io chiedo a questi signori incompetenti che ci stanno comandando, va bene, ci devono lasciare vivere, non ci devono pagare gli affitti, devono spalmare 5 anni tutte le tasse, tutte le incombenze fiscali, non pagheremo più, faremo veramente sciopero fiscale, non pagheremo più. Qualcuno scriveva di lasciare aperto a oltranza, anche qualche settimana fa, no? Lo si era proposto, ma lei cosa dice? Guardi, io sono il primo che lascerei aperto a oltranza, però dobbiamo essere tutti uniti. Allora è inutile che poi, quando prendiamo la prima multa, parliamoci chiaro, insomma, dai, noi siamo persone civili e persone oneste, cioè non voglio fare paragone con altre regioni, non mi interessa, ma qua a Trieste ci fa ancora la fila per pagare la bolletta, quindi noi è un po' difficile che facciamo questa ribellione, un po' difficile. Io ripeto, chiedo al presidente Federica, chiedo ai nostri parlamentari che ci rappresentano a Roma, che tirano fuori le palle e che facciano pressioni, io parlo di nostri parlamentari del Friuli Venezia Giulia, d'accordo? Che siete al governo, se contate qualcosa le palle le tirate fuori, veniteci incontro, pagate immediatamente la cassa integrazione ai nostri dipendenti, quella miseria che gli date è una miseria ai nostri dipendenti, d'accordo? Che hanno un mutuo da pagare eccetera e figli da mantenere, d'accordo? Pagateli loro e veniteci incontro a noi spalmando tutte le nostre spese, d'accordo, in 5 anni, 4 anni, 5 anni, quello che volete. Però non potete fare diversamente, non ce la facciamo, se no, signori miei, torniamo in piazza, io sono il primo che vado in piazza. Allora, stavo cercando, eccola qui, l'ANSA di oggi pomeriggio. Da domenica sono in vigore 2 ordinanze, se il ministro Speranza dovesse, sì, ma comunque no, è poi accaduto. Cioè, resta anche quella decisa ieri con Veneto ed Emilia e Romagna, che
fondamentalmente rispetto alla zona arancione cosa aggiunge? I negozi chiusi la domenica e sono quelli che poi abbiamo interpellato oggi pomeriggio. A proposito, Guido, nel servizio di Gianluca Paladin, facciamo sentire questi negozianti che sono quelli che aspettano domenica il giorno in cui tengono aperto per fare l'incasso poi della settimana. Cosa? È normale che il commercio soffre, non c'è gente in città, vedrà, già adesso stanno soffrendo con la chiusura delle 18. Domani, che non abbiamo più i locali aperti, da dopodomani, cosa fanno, con chi lavorano i commercianti? Dai. Allora, Besame, prima di salutarla, però ripetiamo questa cosa importante, almeno consolatoria. Se si è passati da domenica, si passerà in zona arancione, quindi i ristoratori non pagano e i baristi l'F24? No, non solo. Tutti, io penso che valga per tutta questa regola, la regione, siamo, diciamo, per in chi arancione, è colpito, chi è F24 colpito? slitta, non si sa fino a quando, non sappiamo ancora, l'IRAP va bene, è stata bloccata, è stata annullata, l'IMU va bene, quello sarà in dicembre, ma altre tasse che noi dobbiamo pagare non le abbiamo ancora notizia. Quindi, e poi devono intervenire sui nostri affitti. Stiamo pagando, specialmente nel centro delle città, parliamo di Trieste, Udine, Pordenone, soldi, 4, 5, 6 mila euro di affitti al mese. Come facciamo a pagarle? Ma ripeto, noi, il nostro principale problema sono i nostri collaboratori, d'accordo? Sono incazzatissimi, saranno i primi, certo, che vanno in piazza, certo, perché aspettano ancora i miei, in particolare, cioè i miei, poi penso anche altri. Decisione politica, non potendo contro Zaia, hanno punito noi, scrivono. Allora, non lo so, però, signori, abbiamo dei rappresentanti a Roma, che si muovono, che si devono fare. Grazie al presidente della FIPE del Friuli Venezia Giulia, Bruno Besnaver, arrabbiatissimo stasera, rappresenta la categoria. Buonasera. Avete sentito. Grazie. Guido, vediamo il servizio, poi andiamo in pubblicità e vi presento gli altri ospiti. A tra poco. Tutti a casa, andremo a messa. Faremo la domenica con le nostre famiglie, cosa che non facciamo da 20 anni. Noi apriamo ogni domenica e per noi fa la differenza sul fatturato, poco da dire. Sicuramente da rivedere nel periodo natalizio, assolutamente. Chiusura domenicale per tutti i negozi e subito scatta l'allarme. Tra coloro che sono abituati a tenere aperto la domenica e chi invece aveva in mente di farlo per recuperare le vendite, la nuova ordinanza regionale ha sicuramente scatenato reazioni. Beh, diciamo che la domenica chiusa sicuramente porterà ai negozi, alle strutture, un caldo di lavoro, di fatturato e probabilmente persone anche a casa che non andranno sul posto di lavoro. I ristori per molti non basteranno, in orizzonte c'è la cassa integrazione per alcuni dipendenti. Il calo di fatturato preoccupa e non poco, così come anche preoccupa il rischio di tenere merci in venduta o essere costretti a darla via con sconti faraonici. Cambierà parecchio, cambierà nelle ore lavorative di tutte le persone, ci sarà cassa integrazione e supereremo il momento nel modo migliore. A preoccupare molto però è il periodo natalizio. Cosa succederà? Si potrà tenere aperto nei giorni festivi? Parliamo di un mercato stagionale fondamentale. Il rischio di non poter vendere delle domeniche prenatalizie spaventa. Tutto mercato che volerà più sul web che al minuto. Cercheremo di essere presenti anche nel web nel modo più giusto per affrontare il periodo difficile. Direi dalla prima settimana di dicembre cominciare a pensare un attimino a rivedere gli orari, assolutamente, per tutti i settori, sia gastronomia, sia mangiare, sia abbigliamento, calzature, un po' tutto. Per Natale si possa aprire almeno qualche domenica, speriamo. Sto secondo lockdown non ci voleva. Difficile. Zona arancione, l'abbiamo detto, ci sono i prontuari, diciamo così, del governo che lo dicono, significa bar e ristoranti chiusi 7 giorni su 7, più stop allo spostamento tra i comuni, le regioni, ma insomma nel momento in cui non ti sposti tra comuni è ovvio che non ti sposti neanche da una regione all'altra, che sono le novità rispetto a quello che abbiamo già. Sì, queste sono sostanzialmente le due novità, poi credo che ci sia
la questione del 50% del trasporto pubblico, la riduzione al 50% del trasporto pubblico, e per il resto mi sembra che era già tutto compreso nei provvedimenti limitativi precedenti e quelli, diciamo, regionali. A questo punto questi sono i tre fattori nuovi. Certamente è un colpo per tutti i bar, i ristoranti che comunque, diciamo, in questo periodo hanno cercato non solo di adeguarsi alle misure che man mano sono subentrate, ma ecco, si sono, come dire, dati da fare, quindi adesso non so neanche quanto durerà questo periodo, se sarà di 15 giorni o immagino di 15 giorni. Speriamo che duri poco e che la curva del contagio e gli altri fattori, gli altri parametri, perché mi pare di capire che il Veneto, per esempio, da questo provedimento rimane esente. Infatti questo era il grosso interrogativo che avevamo anche noi Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, arancioni, e Veneto cresta giallo, che sembrava avere una situazione più difficile. Esatto. E l'altro elemento, ecco, sicuramente fortemente limitativo, è il divieto di spostarsi tra comuni, e quindi a maggior ragione anche con le regioni, per cui rimaniamo sostanzialmente isolati dai contatti con le altre regioni. Prefetto, lei sta vivendo una stagione praticamente complicata sul nostro territorio, gestendo la situazione, rispondendo a chiamate, a mail, a incontri personali continui ogni volta che ci sono degli adeguamenti. Che messaggio vuole lanciare? Perché ovviamente baristi e ristoratori, insomma, in questo momento sono in estrema difficoltà perché si erano appena adeguati al stop al banco dalle 15. Il messaggio che voglio lanciare è quello di stringere i denti e guardare ancora con fiducia, se possibile, avanti, perché penso che finora il Friuli Venezia Giulia abbia dato dimostrazione di compattezza al di là delle manifestazioni che comunque sono state al 99% sempre molto civili e molto tali da ispirare anche fiducia nelle istituzioni. I dialoghi sono aperti, so che le porte della regione, della prefettura restano aperte sempre per tutti i nostri interlocutori che in questo momento sono in difficoltà, e il messaggio è: stringiamo i denti tutti insieme, non solo voi, anche noi tutti, cerchiamo di fare la nostra parte. Ecco, approfitto per dire, perché penso che stia passando magari in maniera subdola il messaggio che l'uso della mascherina sia di per sé solo sufficiente, come dire, a garantire il mancato contagiamento. La mascherina va usata insieme al distanziamento. Allora, caro sindaco, perché non fa chiudere i negozi alle 18 come bar eccetera? Le commesse sono là, non c'è nessuno, aver paura che entri qualche malintenzionato, scrivono via sms. Chiedo ancora qualche minuto di pazienza ai nostri ospiti, ma poi abbiamo una lunga serata ancora insieme fino alle 23, ci sono molte novità, ma abbiamo il vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, assessore alla sanità. Aspetti Riccardi, forse che devo sistemare l'audio sotto, ho intuito che c'è un problema, eccolo qua, credo di averlo sistemato, mi vede, mi sente? Riccardi, mi vede, mi sente? La vedo e la sento. Perfetto, grazie davvero per aver accettato di dialogare con noi all'improvviso anche, appunto. Che spiegazione si è dato? Ma guardi, le prime cose che ho potuto apprendere riguardano, secondo me, delle condizioni incomprensibili, perché i dati vengono paragonati non ai dati precedenti della scorsa settimana, perché sui dati della precedente settimana i nostri parametri migliorano. Ma quello che secondo me è incomprensibile, e fino a quando non lo chiederemo, io non ho mai voluto fare polemica col governo, non lo farò in queste occasioni, però se tu ieri firmi un'intesa con il Presidente della Regione su alcune condizioni, non puoi il giorno dopo cambiarle. Cioè l'ordinanza firmata ieri, questo intende? Ieri il Presidente Federica, insieme col Presidente Zaia e il Presidente Bonaccini,
perché ricordiamoci tutti quanti, in questa vicenda ci sono tre regioni, il Veneto che rimane in gialla, noi e l'Emilia che andiamo in arancione. Allora io conosco bene i nostri parametri, noi abbiamo l'RT in calo, il tracciamento in crescita, il rapporto contagio sul tampone che non è più alto delle altre regioni, siamo sotto le soglie delle intensive dell'area medica, allora non capisco. Io penso che fino a quando non ci sarà un chiarimento che ha definito su quelli che sono i parametri, quindi tu vieni giudicato e uno ti dà il voto, però deve anche farti capire su che cosa devi studiare, no? Però, Presidente, mi fa capire una cosa, cioè quello che noi diciamo dei famosi 21 criteri imperscrutabili, ma tu lo lasciamo perdere, è che i dati li inviate voi. Cioè, che se... Ma noi mandiamo, è evidente che i dati li mandiamo certo, noi. Ah, lei mi deve spiegare una cosa, se i dati che io mando la scorsa settimana sono più alti di quelli che ho mandato questa settimana, e dico, che spiegazione mi dà lei? Questo allora, io volevo arrivare a questo, cioè lei dice che hanno fatto il confronto tra questa settimana e una settimana vecchia? Noi siamo ad una lettura superficiale, perché una motivazione che ci dà questo risultato nessuno ce l'ha. Quindi noi aspettiamo di avere la giustificazione che dice che oggi è arancione con dei dati che hanno, secondo i nostri indicatori, sono inferiori rispetto a quelli che la scorsa settimana ci davano la gialla. Ma, cioè, ma noi non abbiamo, scusi, era 1,56 il RT regionale? Solo per citarne uno? Sì, era oltre era 1,60. La settimana scorsa. E quindi questa settimana, visto che ieri sera Federica ci aveva detto abbiamo buone speranze perché l'RT mi dicono che è in discesa. 1,41. 1,41? Sì. Cioè quindi sotto la media nazionale che è 1,43? Noi siamo, il dato di oggi è l'1,41. Ma ripeto, l'RT è uno dei dati, no? Non certo, è che tu fai tutto. E allora il problema sono i posti letto? Ma scusi, se la soglia delle mediche è al 40%, siamo al 29%, se la soglia delle intensive è al 30%, siamo al 27%. Cioè, ripeto, il problema è, ma il dato è un altro, al di là di questo, il dato è che ieri il Ministro della Salute, insieme al Presidente della Regione, non solo del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e dell'Emilia, stabiliscono alcune regole ulteriormente restrittive al di là dell'appartenenza al campo giallo, le definiscono insieme, le concertano, viene data l'intesa dal Ministero della Sanità e oggi queste regole cambiano per due regioni su tre. Non c'è giustificazione. No, io non la vedo, non so. Senta, se Presidente, posso mi ripete, scusi, le soglie delle aree non critiche e delle terapie intensive per i Friuli Venezia Giulia, cosa ha detto? Quel numero che ha citato poco fa. No, la soglia dell'allerta è al 30%, noi siamo al 27%. La soglia nel rapporto, nei dati inviati, la soglia delle mediche al 40 e noi siamo al di sotto di tutti questi due parametri. Ma sono i dati delle settimane scorse migliorati, e questo non mi fa pensare, cioè o sono modificati i parametri o altrimenti non riesco a giustificare questa cosa. Allora io non voglio fare le barricate inspiegabilmente, quello che mi domando è: se tu ieri definisci un regolo, come fai a cambiarlo nel giro di meno di 24 ore? Cioè, se i bar e i ristoranti devono stare chiusi e dopo le 15 abbiamo definito ieri, tu vai al bar e prendi qualche cosa soltanto se consumi qualcosa soltanto se stai seduto. No? Mi spieghi perché a meno di 24 ore tu devi tutto? È questo che non capisco. Che cosa è cambiato in 24 ore? Che oggi è la giornata dell'invio dei dati? Sì, ma i dati erano... Erano noti anche ieri. Io l'esito del rapporto io l'ho letto questa mattina. Quindi vuol dire che questa mattina presto, non sono le 7, le 8 di mattina, che mi danno questi dati, ovviamente inviati nella giornata non sicuramente di oggi, ma di ieri. Quello che non, questo paese di cui non ha bisogno è quello dello scontro, no? Non ha bisogno dello scontro. Le regole devono essere chiare e su quelle regole tu puoi discutere, ma nel momento in cui hai un parametro, ma è normale che tu
davanti a dei parametri devi chiuderti delle ore a discutere se uno sta qui o se uno sta là. Perché allora vuol dire che il dato non è oggettivo, no? Vuol dire che c'è una valutazione che va al di là del dato oggettivo, perché altrimenti è inspiegabile che ci siano organizzazioni scientifiche che stanno lì a discutere per ore. Se il parametro è da 0 a 10 e 5, se sei sotto 5 hai una valutazione, se sei sopra 5 è un'altra valutazione, mi spiegate di cosa stiamo parlando? Allora, il problema comunque è un altro. Il problema è che fino a quando non si fa chiarezza sulla determinazione dei parametri che stabiliscono alcune regole, diventa anche difficile per quelli che lavorano poi, Senta Presidente, ieri, mentre l'ho ricordato già, mentre intervistavamo Federica, eravate collegati proprio con Roma anche ieri pomeriggio, no? Così come è costante. Lei è, credo, H24 collegato con Roma, tra l'altro, per tutti questi confronti. Oggi Federica ci dice appunto nel video che abbiamo trasmesso poco fa, appena arrivato in redazione, che l'interlocuzione è stata forte con Roma. Quindi quando avete scoperto questi ci mettono in arancione, che senso ha? I dati non lo giustificano. Che cosa vi hanno detto? La risposta qual è stata? Perché immagino il quesito lo abbiate posto. Beh, insomma, non mi faccia ripetere le cose che ci siamo detti e le cose che il Presidente della Regione ha detto al Ministro della Salute. Perché non si possono dire in televisione. Perché? No. Noi dobbiamo, cioè il mondo deve proseguire, noi dobbiamo mettere le condizioni di sicurezza a tutti. Io non sono per le polemiche, i conflitti, io sono per la chiarezza delle posizioni e nella discussione seria che deve essere fatta. Secondo me non è una discussione seria se tu stabilisci alcune cose giovedì e venerdì queste cose cambiano, no? Questo non funziona, non può. Guarda, lo dice cosa, uno, Presidente, che nei confronti del governo ha sempre avuto un atteggiamento. Questa regione ha avuto, Federica è stato il mediatore di determinare, è stato il compositore di alcune regole insieme a tutte le regioni. Cioè non c'è un'azione di maggioranza, di opposizione, di appartenenza politica che questa regione ha tenuto nei confronti del governo. E in particolare anche e soprattutto nei confronti della stima e del rispetto nei confronti del Ministro della Salute e anche del Ministro Boccia. Cioè cambi di posizione ingiustificati e senza delle spiegazioni sono un po' difficili da... Va bene, l'ultima cosa che le chiedo, la preoccupazione maggiore è che non è che si torna indietro facilmente, cioè... non ho ancora visto una regione che da arancione è tornata gialla, da rossa è passata arancione, cioè, questa è la preoccupazione. Le potrei rispondere con molta più chiarezza se sapessi di cosa stiamo parlando, perché a questo punto io non so di cosa stiamo parlando. Certo. Perché se i miei dati sono migliori di quelli della scorsa settimana, mi dicono che uno di questi parametri salta perché è collegato alla settimana precedente. Le chiedo solo una cosa, e di certo non penso che questo, Zaia dice questa valutazione millimetrica, perché cita appunto anche il Friuli-Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, che purtroppo hanno un destino diverso rispetto al Veneto che resta giallo. È il novero di tamponi molecolari e test rapidi? Ma guardi, che va sommato, perché altrimenti i positivi vengono calcolati solo sui molecolari. Io non so se lei ha letto il rapporto dell'Università Cattolica di oggi. Quello che, ho visto, no? Quindi però sì. Sì. Cioè lei ha visto, faccia vedere ai suoi telespettatori i dati di questa regione che stanno lì. Non li abbiamo fatti noi, no? Cosa devo dire? Adesso lo faccio vedere, va bene. Grazie davvero Presidente, grazie per aver accettato all'improvviso anche questa chiacchierata che era molto importante. Grazie a Riccardo Riccardi, Assessore alla Sanità e Vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Allora, spero insomma in tutto questo che siamo riusciti a chiarire più aspetti, o meglio, di certo non ne abbiamo chiariti, abbiamo ampliato i nostri dubbi, però portato ulteriori criteri, ecco, utilizziamo un termine in voga, al nostro dibattito. Saluto e ringrazio Antonella Grim, Italia Viva, buonasera, bentrovata. Buonasera. Michele Babuder, Forza Italia. Buonasera. Antonio Lippolis, della Lega. Grazie, buonasera. Sono collegati con noi Paolo Menis, del Movimento 5 Stelle.
Buonasera. Grazie per la pazienza a tutti. E Giovanni Barbo del Partito Democratico. Ecco, Barbo, ben trovato. Buonasera. Se riesce a spostare più un troppo, perché avendo la luce dietro, ecco, le porta via visibilità, diciamo, al volto. Andiamo velocissimi, poi vi faccio vedere anche questo rapporto che citava Riccardi. Bisogna interpretarlo, non cosa semplicissima evidentemente per me, ma cercheremo di scrutare qualche dettaglio. Non si è riusciti a preparare i riparti l'emergenza con protocolli sensati e assumere personale. Personale, io rispondo come risponde tutti i giorni Zaia, ma ho sentito anche da Federica più o meno le stesse cose, non se ne trova, quello è anche il problema. Green. Ma veramente un passaggio istituzionale che lascia esterrefatti quello complessivo di questi due giorni, perché davvero io volevo chiedere all'assessore alla salute però della mia regione di avere, come dire, accuratamente un report sui 21 parametri che noi mandiamo giù a Roma, perché sono le regioni che mandano i report, i dati, i famosi 21 parametri in base ai quali poi vengono fatte le scelte dal Comitato Tecnico Scientifico, dal Ministro, per poi arrivare a questi riconoscimenti tra giallo, arancione e rosso. Quindi non capisco il senso della scelta, quindi dell'ordinanza di ieri da parte di Bonaccini, Zaia e Fedriga, forse evidentemente quindi un tentativo disperato per evitare di entrare in zona arancio, perché era da un po' che si sentiva, ahimè, nell'aria che questa scelta forse sarebbe arrivata, oppure veramente bisogna che si parlino, ma io davo per scontato che le istituzioni si parlavano e si faccia chiarezza una volta per tutte sui dati, perché credo che noi cittadini ora meritiamo, imprenditori, cittadini, istituzioni, tutti, di avere una chiarezza biunivoca, bidirezionale, perché qui da questa analisi di dati, da questo invio di dati dipende tanto della nostra vita. E quindi dopo questi due giorni di confusione, perché alla fine purtroppo ad oggi io sto ricevendo messaggini dai nostri concittadini che mi chiedono di capire quando entrerà in vigore un'ordinanza, quando entrerà in vigore l'altra, cioè proprio per sapere una praticamente come muoversi, domenica. Ecco, per sapere in pratica come muoversi, facciamo chiarezza su questi dati e facciamo anche attenzione a quello che mandiamo, perché dal governo, da Roma, si dice, beh, sono i dati che ci vengono inviati dalle regioni. Allora io chiedo all'assessore Riccardi, chiedo anche chiaramente al governo di mettersi, come dire, intorno a un tavolo e di chiarirsi una volta per tutte, perché una o due giorni come questa sinceramente vorrei non doverla vivere più. Al netto che purtroppo le notizie che arrivano dalla Slovenia sono agghiaccianti, perché si va a un lockdown totale di due settimane. Toscana, Campania, purtroppo si è riconosciuta evidentemente un'emergenza epidemiologica molto forte e passano in zona rossa. Qui stiamo parlando comunque di strumenti non per mettere etichette del più bravo e del meno bravo, ma sono scelte per tutelare la salute di noi concittadini. Però, guardi, voglio andare velocissimo, voglio sentire di primari tutti, sul Messaggero Veneto oggi Thomas Pellis o ieri, sì, che dice: voi non vi rendete conto di quello che stiamo vivendo negli ospedali. Non c'è dubbio, quindi io riconosco assolutamente la confusione istituzionale di questi due giorni, perché come si può definire una cosa di questo tipo? Allora, però vorrei... Sì, però cioè, ieri hanno firmato un'ordinanza col presidente, col ministro. A questo punto ci dobbiamo domandare oggi, che cosa si sono detti ieri, o se fosse stato un tentativo disperato di Bonaccini, Fedriga, Zaia, lo dico in senso in ordine alfabetico. Questo è un tema interessante, sicuramente non ha valore. No, scusami Annalisa, se puoi farci rivedere quell'SMS, cioè può avere senso che siamo legati, decidono di farci passare all'arancione perché siamo una regione di confine. Ci avevo pensato anch'io, città di confine. Ma io credo però che dovremmo anche fare un ragionamento, e poi termino, scusate, sì, anche rispetto alla tenuta complessiva del sistema sanitario, è sotto gli occhi di tutti che il Veneto... Ma se mi dice che Veneto, le mediche sono sotto il limite 20, del 40%. Sono 21 parametri, 21, certo. 21, però ne abbiamo citati qua, tre. Li abbiamo è qua. Sotto gli occhi di tutti mi che il sistema sanitario Veneto, da un punto di vista, credo che lei lo sappia, territoriale, della risposta territoriale, sta dando ottimi risultati. Allora, aspetti Grimm, allora, l'indicatore numero uno, incidenza settimanale per 100.000 abitanti, la settimana è quella dal 4 al 10 novembre, e qui in queste slide che appunto ci ha fatto avere l'assessore Riccardi c'è il rapporto, guardate, Friuli Venezia Giulia è molto facile, sta sempre in mezzo, che è qua,
più o meno, no? E dice sostanzialmente per 100.000 abitanti ha 278 casi. Il Veneto è sempre molto più avanti di noi, 381. Sì, Avarino, casi, ma andiamo noi a confrontarci con Speranza? Ma sto guardando i dati. No, cioè, perché che... è il lavoro che deve fare l'assessore. Ti ho lasciato parlare educatamente, no? Molto educatamente. Stai, perché no, sei tu Antonella, stai mandando la palla in tribuna, stai dando lo stesso peso ad un'ordinanza regionale e a tanti DPCM. Questo governo ha fatto in un mese, 25 giorni, 4 DPCM, uno ogni 4 giorni, non sapendo che pesci pigliare. Allora sono due le cose. O i DPCM servono a qualcosa e le misure del governo servono a qualcosa, allora bisogna aspettare 15-20 giorni perché queste cose funzionino, o se no il DPCM non funziona e assolutamente il governo ha sbagliato. L'ordinanza di Federica di ieri è la prima nel corso di questo. Federica ha lasciato parlare il governo, ha lasciato fare il governo, sta interloquendo ogni giorno con il governo. Ieri interloquendo con il ministro Speranza ha avuto la garanzia che poteva fare qualcosa di conto proprio per cercare. La domanda fatta in diretta non ha risposto così. No, è così. No, a domanda fatta in diretta ha detto è chiaro che se ci sarà un peggioramento io non posso. L'interlocuzione tra le regioni e il governo nazionale è quotidiana. Si parlano il governo. Io vorrei sapere cosa è successo da ieri sera ad oggi per creare una situazione di insicurezza. Prima per la categoria di baristi, dei ristoratori, dei commercianti, ma la gente, i cittadini, io adesso non mi metto nelle parti di un tecnico come può essere Riccardi e non mi metto neanche nelle parti di un politico come posso essere io come consigliere regionale, mi metto nei panni di un cittadino che nel giro di un mese si è ritrovato a studiare delle cose incomprensibili sia nella potenzialità e anche nella comprensione. Le autocertificazioni, oggi siamo passati a zona arancione, dopodiché il nostro presidente della regione ha detto che ieri alcuni parametri di misurazione sono migliorati. Allora tu dimmi cosa deve capire un povero cittadino davanti a delle misure che non hanno portato fermi. Roberto Speranza, ho appena firmato un'ordinanza che istituisce due nuove zone rosse, Campania e Toscana, tre nuove arancioni, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche. So che stiamo chiedendo ancora sacrifici, ma non c'è, fai vedere pure Guido, grazie, non c'è altra strada se vogliamo ridurre il numero dei decessi, limitare il contagio ed evitare una pressione insopportabile sulle nostre reti sanitarie. Ma voglio tornare a quel dato. Dov'è? La presentazione PowerPoint, andamento attuale, positivi questa volta, positivi attuali, guardate dov'è il Friuli-Venezia Giulia, 1860 è qua, il Veneto è qua giù, 12.714 i positivi, poi gli ospedalizzati ancora, il Friuli-Venezia Giulia è qui, 128, il Veneto è qua giù, 575, poi andiamo ancora, sono tutti gli indicatori. Positività al test, questa è la percentuale, l'indice di positività rispetto ai test effettuati registra un valore massimo di 0,6 in Valle d'Aosta, 0,5 diciamo così a Bolzano, il Friuli-Venezia Giulia è a 0,3 e il Veneto è a 0,4,93. Insomma, io sto prendendo alcuni indicatori, ora ci sono quelli epidemiologici. Insomma, vabbè, finiamo il giro. Voglio sentire Menis, Babuder e Barbo. Vi prego velocissimi perché sono la pubblicità. Prego. Vado io? Vada Menis, sì. Buonasera a tutti, ma i temi sarebbero tantissimi, un po' difficile scegliere da dove cominciare. Ma prima di tutto noto che c'è l'abitudine, e mi dispiace dirlo, da parte sia del presidente Fedriga che del nostro sindaco, di essere istituzionali a giorni alterni, come una volta c'era la circolazione delle automobili a targhe alterne. Vedo che questo succede anche con i nostri rappresentanti locali. Io ricordo e ho visto anche prima, me la son rivista, l'intervista che lei, Ferdinando Avarino, ha fatto ieri al presidente della regione Fedriga. Sia lei ma anche altri giornalisti durante la conferenza stampa hanno chiesto: beh, ma sì, questa ordinanza regionale, ma poi potrebbe succedere qualcosa di più forte se i dati peggiorano? E lì io ho visto che non c'è stata una risposta netta da parte del presidente Fedriga, e io ho apprezzato quel comportamento, come ho apprezzato anche altre parti dell'intervista.
Quindi non capisco oggi effettivamente, al di là poi del, come dire, di queste informazioni contrastanti che stiamo ricevendo appunto sia da regione che da governo, io non capisco questo cambio di atteggiamento, così come non capisco che il sindaco di una città importante come la nostra, che dovrebbe essere il primo rappresentante e tutore della salute, si lascia andare dichiarazioni come quelle di oggi oppure come quelle di fine ottobre quando è sceso in piazza. Ecco, forse quei comportamenti là bisognerebbe essere un po' più coerenti, no? Ma guarda, questo... dire difendiamo la salute di tutti, comportiamoci bene, seguiamo le indicazioni. No, Menis, e su questo siamo d'accordo. Posso chiedere una cosa ancora? Cioè, mi sembra un po' contraddittorio. Sì, no? Ma torno a lei e poi andiamo in pubblicità e Babudere Barbo subito dopo. Il tema è, Riccardi, se stiamo a quello che ci dicono, i dati non li hanno mandati oggi, li hanno mandati ieri. Ieri si confrontano con Speranza. Speranza dice, va bene, andate con questa ordinanza. Oggi si scopre quello che accade, ma Riccardi, se stiamo a quello che ci dice, sostiene che i dati di questa settimana del Friuli Venezia Giulia sono migliori rispetto alla settimana scorsa, dati del Friuli Venezia Giulia. Guarda, io non conosco l'algoritmo sulla base del quale poi vengono inseriti 21 criteri e viene calcolato un indice di rischio della regione. Mi permetto di dire che fa bene Riccardi a chiedere trasparenza e a cercare di capire come mai siamo passati nel giro di una settimana da zona gialla a zona arancione. Questo sicuramente sono d'accordo, il discorso di Riccardi è comprensibile e lo sottoscrivo, perché è necessario avere trasparenza. Faccio notare per esempio che magari viene calcolata anche la progressività degli scostamenti e bisogna capire qual è stato anche il primo punto di riferimento. Quindi non credo faccia testo. Va bene, fermi. Menis, concluda. Fermi. Aspetti, Lipolis. Non credo faccia. Chiarissimo, Lipolis. Menis, 10 secondi, la prego, concluda. Non credo faccia testo che ieri ci siano state delle ordinanze regionali e oggi, che probabilmente sono stati comunicati anche nuovi dati, perché ieri Fedriga non ha risposto a quella domanda. Sì. Quindi io presuppongo che i dati sono stati mandati dopo l'emanazione dell'ordinanza regionale, lo scenario sia cambiato. E quindi su questo dobbiamo capire se effettivamente è così o se c'è stato un errore. Chiaro, fermi. Allora, subito dopo... Aspetti, Grimm, devo finire il giro. Barbo e Babudere, i quali chiedo ancora scusa, ma insomma, è una serata dai, in cui stiamo sul pezzo per molte cose. Ci rivediamo subito dopo la pubblicità. Ma in queste ultime settimane c'è stata un po' di tolleranza, no? Quindi adesso cosa cambia? Lunedì scorso ho tenuto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel quale ho chiesto ai vertici delle forze di polizia, ivi compresa la polizia locale, di riporre ancora maggiore attenzione e maggiore incisività nel contrasto ai fenomeni di mancato uso della mascherina e di distanziamento. Quindi l'indicazione che ho dato alle forze di polizia è quella di essere ancora più incisivi. Quindi mi attendo e ci attendiamo un controllo del territorio ancora maggiore. Capisco che ovviamente siamo tutti molto stanchi, siamo tutti molto provati, però non è il momento di mollare, adesso non è assolutamente il momento di mollare. Così, adunque, il perfetto coro oggi pomeriggio sul tema controlli. Voglio andare da Barbo, intanto c'è Crisanti, che insomma, se può dire una cosa positiva, l'ondata dei decessi deve ancora arrivare, dice il microbiologo. D'altronde, cioè, poi a Macete c'è un personaggio che si chiama Crisantemi. Allora, voglio ricordare una cosa, scopre l'acqua calda, insomma, si sa benissimo che dopo seguono oltre 14 giorni rispetto non solo ai dati, ma al picco, purtroppo, e quindi
questo è risaputo. Barbo, sgombra il campo dalla ricostruzione politica che dà il sindaco in particolar modo di questa decisione, e poi Babuder. Assolutamente sì, peraltro mi dispiace, mi devo accodare a quanto detto dal consigliere Menis, mi sembra assolutamente fuori luogo il tono che continua a mantenere il sindaco, è veramente inaccettabile che lui continui ad alzare i toni in questa maniera, e soprattutto registro che anche oggi ha perso l'occasione di parlare di quello che lui dovrebbe tutelare, che è la salute dei cittadini. Io capisco che la notizia oggi sia un'altra, ma mi pare che lui non se ne ricordi mai, cioè è sceso in piazza 2 settimane fa invitando sostanzialmente a trasgredire la legge, a non rispettare il decreto, e oggi se ne esce con questi toni in cui infila anche alcune cose incomprensibili, perché ha citato fra le cose che non si potranno fare andare a Sistiana. Cosa deve andare a fare Sistiana? Non capisco. E comunque sia, ecco, a parte le battute, mi sembra un tono, ripeto, totalmente inaccettabile. Io capisco la frustrazione, la rabbia degli esercenti, questo lo posso capire. Quello che mi sento di dire è che ovviamente non ho motivo di credere che il governo, la regione, il comune, indifferente, ce l'abbia con loro, e che non è che il governo interviene perché loro non hanno rispettato le regole, ma effettivamente, evidentemente, il governo deve intervenire, ritiene di dover intervenire, perché il rispetto di quelle regole non è più sufficiente a frenare l'avanzata del virus. Ecco, questo mi sento di dire, e apprezzato invece erano regole sbagliate all'inizio. Non si possono fare 4 DPCM in 20 giorni. Non si possono fare 4. Va bene, fermi, guardate, aspetta, voglio finire intanto il giro. Barbo, arrivo solo un secondo, leggo un altro indicatore e poi torno a lei, Eva Buder. Per quanto riguarda, questo è il punto Guido, indicatore 2.6, la letalità grezza apparente, così viene definita, per 1000 abitanti del Covid, nella settimana 4-10 novembre, guardate, il Friuli Venezia Giulia è qua, è a 6,7, e questo qui, ed è uno degli indicatori, per esempio, che ha molto più alto rispetto al Veneto, che ha il 2,93, quindi più del doppio. Li sto spulciando, è molto complicato ovviamente interpretarli per non addetti, insomma, ma questo è un confronto pedestre che possiamo fare tutti quanti. La mortalità nelle regioni italiane nella settimana 4-10 novembre, il Friuli Venezia Giulia 5,12, sempre per 100.000 abitanti, scusate, per 100.000 abitanti, così come era prima, mortalità apparente per 100.000, quindi ripeto 5,12. Il Veneto ancora indietro, anche qui 3,36, quindi è un dato migliore rispetto, guardate, la Valle d'Aosta è un disastro, questo lo sappiamo molto bene, la Liguria è sopra, la Lombardia è molto vicina a questo limite dell'8,28. Va bene, Barbo aveva concluso? Sì, sostanzialmente sì. Babuder. Grazie Ferdinando, io ho atteso. Ho visto, però vi ho detto è una serata particolare, portate pazienza. Io credo che di tutti questi dati ai cittadini che stanno a casa interessi poco, nonostante il dovere di informazione, posto che questi 21 parametri non li capiamo così nell'immediatezza. Quindi quello che sconforta, rammarica e quindi purtroppo poi porta anche, chiamiamola la violenza verbale, e mai, io credo che tutti noi contrasteremo quella fisica, ma è altrettanto vero che la politica sta dando, lo dico da piccolo politico come siamo, a livello comunale, regionale, sta dando il peggio di sé ormai da 7 mesi, lo sta dando a livello del governo nel momento in cui c'è incertezza, lo dà a livello regionale, amministrazioni, nel momento in cui ci sono dei contrasti, lo dà nelle piazze nel momento in cui invece si aizzano le folle. Io credo che di fronte a per chiunque di noi che ha avuto modo di parlare con persone che sono state toccate da vicino, e ormai sono tante da un punto di vista sanitario e di salute e di mancanza dei propri affetti, credo che sia innegabile che vi sia una situazione pandemico-sanitaria, e che non è solamente in Italia,
piuttosto grave. Al di là di questo, io credo che le persone abbiano accettato, i commercianti, seppure a fatica, i professionisti, chiunque ha una partita IVA, abbia una partita IVA, hanno sopportato il primo periodo in qualche modo alleviato da quelli che sono stati i ristori. Poi ovviamente è subentrata la frustrazione di non poter lavorare, e credo che il non poter lavorare incida ovviamente sulla dignità, sulla salute psicofisica stessa delle persone, al di là dell'indipendenza ed economica, e in questo il governo ha sbagliato tantissimo nel momento in cui ci sono state delle gran paternali da parte di un Presidente del Consiglio, e quindi queste moralizzazioni che in realtà dovrebbero partire dall'apice per poi estendersi ai lati della piramide e alla base. Quindi pretendere serietà è assolutamente giusto, pretenderla ad ogni livello altrettanto, e al contempo però, come vediamo in altri paesi europei, i ristori, chiamiamoli così, i contributi, lo stop alle tasse, le dilazioni nei pagamenti e le agevolazioni fiscali si sono verificate e messe a disposizione da subito, e non sono state le briciole di questo nostro paese, sono state delle risorse molto ma molto più importanti. In questo caso io credo che sia insopportabile per le persone che non hanno guadagni certi ormai da 8 mesi riuscire a sopportare ulteriormente e a condiscendere delle situazioni di blocco totale o parziale. È altrettanto evidente però, e credo sia sotto gli occhi di tutti, che 800 contagi negli ultimi 2 giorni, 1.000-1.500 a settimana, credo che siano dei dati insopportabili, ed è altrettanto vero che la mortalità è tornata a crescere. Io nutro e voglio mantenere, credo che tutti noi lo manterremo, profondo rispetto per chi ha avuto delle perdite, ma è altrettanto vero che non possiamo dimostrarci solo a parole vicini anche agli operatori sanitari. Lo dico in primis anche all'assessore Riccardi, che l'altra settimana ci ha dato un'illustrazione di quelle che sono le fatiche che stanno facendo le strutture sanitarie, gli operatori, tutte le persone che sono in un qualche modo in prima linea. Allora, di questa prima linea abbiamo sempre parlato. Purtroppo, io dico, constato anche oggi pomeriggio invece che nell'ora di pranzo, per chi ovviamente ha la possibilità ancora di lavorare, c'è tantissimo non rispetto da parte di persone in giro, e quindi conscio personalmente di alcuni dati di interventi anche della polizia locale di questa settimana. Io non ho dubbi che la polizia locale abbia fatto molto, visto che è stata prima nominata dal prefetto, ma mi pare altrettanto vero che oggi per la prima volta io ho visto le pattuglie a piedi di altre forze dell'ordine alle 18, quando per la prima volta alle 18 meno 5 minuti c'erano ragazzi che continuavano ad approvvigionarsi di bevande da bere in alcuni locali. Quindi questi camminamenti, questi pattugliamenti, che ovviamente competono al signor prefetto e al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, io avrei voluto vederli sinceramente anche nelle settimane precedenti, considerato che il DPCM del 3 novembre è entrato in vigore da 2 settimane a questa parte. Sono conscio che le misure introdotte e cercate ieri anche con il consenso del ministro Speranza da parte di Massimiliano Fedriga siano o avrebbero potuto essere più utili se prese anzitempo. Sono assolutamente certo che ieri il Presidente ha detto una cosa molto giusta: noi non cerchiamo di evitare di passare nella zona arancione, ma cerchiamo di evitare contagi. Ovviamente il contagio limitava già da domani, ovviamente iniziava già da domani. Io non ti nascondo, Ferdinando, che ieri avevo tutti i timori di poter immaginare che la nostra regione andasse a finire in una zona arancione. Altro è però essere responsabili e seri da parte dell'amministrazione centrale del governo nei confronti di chi subisce degli stop motivati, perché io ritengo che siano anche motivati alla luce di queste drammaticità sanitarie, ma che devono essere assolutamente ristorati. Voglio ricordare una cosa che ci ha detto l'assessore Riccardi, cioè, perché poi è quella simbolo, anzi, se vi faccio vedere l'apertura del Corriere, sicuramente c'è, così come su Repubblica, cioè adesso, dove ci dicono tutti i migliori, guardate, Istituto Superiore di Sanità, eccolo, manco farlo apposta, l'RT cala a 1,43, ma 20 regioni a rischio, ecco chi sono i morti per il coronavirus. Ma adesso vi leggo anche le dichiarazioni, aspettate, dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè in Italia l'RT medio è 1,43, era 1,7 settimana scorsa, ve lo ricordo.
Quello del Friuli-Venezia Giulia, lo ha detto poco fa Riccardi in diretta a Tele 4, è 1,41, quindi più basso della media nazionale. Babuder, concluda. Dico, è inutile dare contributi per chi li ha avuti, perché risulta che tantissime persone, mi pare solo a Trieste ve ne siano circa 500 che non hanno ancora chiuso le pratiche del primo indennizzo, quindi stiamo parlando di aprile e di maggio. Chi non ha ricevuto niente poi durante l'estate, chi riceverà forse da questa settimana, e grazie a Dio che anche la Regione è intervenuta con ulteriori, se non vado errato, 18 milioni a sostegno di alcuni comparti. Però dico, tutto questo deve essere immediato, perché in Inghilterra, in Germania, in Austria e in altri paesi i ristori sono stati immediati e pressoché contestuali alla chiusura. Allora, l'Istituto Superiore di Sanità, molte dichiarazioni anche stasera, poi ricominciamo. Lipolis Green, andiamo più veloci però, vi prego. 20 regioni sono classificate a rischio alto e una a rischio moderato, con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese, configurando di fatto su tutto il territorio nazionale un rischio elevato di epidemia. Questa è la fotografia che fa l'Istituto Superiore di Sanità, cioè stiamo peggiorando invece di migliorare. Lipolis? Allora, tra di noi credo che non ci siano negazionisti, qua non si nega una situazione che è paragonabile ad una guerra mondiale, infatti molti parlano di terza guerra mondiale, questo lo sappiamo benissimo. Il problema è che ormai il cittadino, il commerciante, il negoziante, il lavoratore, lo studente, non si capisce la direzione dove si sta andando, le regole sono poco chiare, e abbiamo visto che in Francia, in Germania, in Inghilterra si sono prese poche misure, si aspettano che queste misure diano o non diano dei risultati, si fanno dei ristori consistenti, perché se non sbaglio in Germania, non so se lo sapete ma lo immagino di sì, viene dato il 75% del periodo del fatturato dello scorso anno. Allora uno dice, beh, c'è il governo che mi dice, guarda, che non devi lavorare, però mi dà un ristoro del 75% del fatturato dello scorso anno. Qua, se uno va in cassa integrazione, deve vivere con 500 euro al mese. Se uno ha un'attività commerciale, deve pagare affitti, non sa, deve buttare via la merce perché vengono ordinanze i DPCM uno dietro l'altro. Allora, se il governo aveva questa intenzione di trasformare l'Italia gradualmente da zona gialla a zona rossa, prendendo pezzo per pezzo, lo poteva fare tutto in una volta, il 1 novembre, il 25 ottobre, quando si era capito che la situazione stava peggiorando in tutta Europa. Invece di questa agonia, dice. Diceva, cittadini italiani, popolo italiano, dobbiamo stringere la cinghia, un'argomentazione che in Italia fa sempre presa, perché poi come gli italiani a rispettare le regole, penso che non c'è nessun paese al mondo, perché noi siamo bravissimi a rispettare le regole, più dei tedeschi e di altre parti, che ne se ne dica, perché abbiamo visto il lockdown, quello italiano è stato da esempio per tutto il mondo. Poteva dire, visto che il PIL italiano risulta per 3/4 dal mese di dicembre, perché a dicembre non si può fermare l'economia italiana, facciamo dei grandi sacrifici dal 24 ottobre fino al 25 novembre. Ma infatti non si esclude il DPCM dalla domenica prossima. No, ma ho capito, però prendere in giro gli italiani, fare dei DPCM che funzionano e non funzionano. La gente qua, voglio dire, a Natale non serviranno le lucette accese degli alberi di Natale, anzi mi fa ridere la polemica sui 7.000 euro di spesa del comune. Qua la gente avrà bisogno di Prozac, avrà bisogno di antidepressivi. Cioè voglio dire, qua con questi DPCM che la gente non capisce da che parte si arriva e da che parte si parte, qua veramente va. Quando finiremo e chiuderemo le terapie intensive, qua apriremo le psichiatrie. Cioè voglio dire, qua la gente sta impazzendo. Il primo lockdown l'abbiamo superato, c'era una sorta di sperimentazione di cosa succede a stare a casa. Adesso la gente sa cosa è successo nel primo lockdown, sa la sofferenza che si fa stare a casa, ci sono moltissime persone che abitano sole e che non vogliono stare più sole, si sa dove si va a parare, in una maniera negativa, si sa che la parte economica sarà un disastro, perché vedrete cosa succederà. Io mi auguro che arrivino i soldi dall'Europa, perché non sono tanto convinto che i soldi del Recovery Fund arriveranno nei prossimi anni, perché qua credo che l'Europa ha dovuto fare questa mossa perché doveva dimostrare la sua esistenza. Ma il problema è che non basteranno, no? Meris, cosa dice? Ma penso che se ci mettiamo qua in 6, 7, 8, 10 persone, ognuno di noi ha una soluzione diversa, nel senso che il governo ha cercato di evitare un secondo lockdown generale su tutto il territorio e per questo ha attivato questa zonizzazione regionale. Probabilmente se facevo un lockdown su tutto il territorio c'era qualcun altro che diceva, beh, ma allora si poteva fare per zone, poi altri
spiegavano anche di o hanno tentato di motivare il fatto che si poteva per esempio fare un lockdown generazionale. Quindi le soluzioni sono tantissime. Forse no, non ci rendiamo ancora conto che la situazione è tanto grave. Io non so se nei giorni scorsi avete letto la lettera di Alberto Peratoner, che è un anestesista, un rappresentante degli anestesisti regionali, che ha inviato appunto una missiva alla regione spiegando qual è la situazione delle terapie intensive e negli ospedali. Quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutare, e quando ci troviamo in una situazione come questa, che è nuova anche se l'abbiamo conosciuta già a marzo, la prima cosa da fare è mettersi in sicurezza. E la messa in sicurezza purtroppo richiederà la chiusura di alcune attività. Io prima mi è dispiaciuto molto sentire le parole di Wessnauer, perché al di là poi capisco la delusione, il rammarico, l'arrabbiatura. Può anche dire che questo è un governo di incompetenti, tra l'altro gli ricordo che il governo non viene eletto, quindi non è che si può lamentare che questo governo non è stato eletto da nessuno, vengono eletti i parlamentari. Però deve essere chiaro che non si accusa i baristi o i ristoratori di non aver seguito le regole, non si accusano i baristi, i ristoratori di non aver fatto investimenti, anzi sono stati fatti tanti investimenti, e non sono loro gli untori, no? come ho sentito dire. Purtroppo quei luoghi là sono luoghi di assembramento, e è stato appurato che nei luoghi di assembramento è più facile che il contagio cresca. Quindi per mettere in sicurezza i nostri ospedali e per fare in modo, no, di consentire che anche gli operatori sanitari, medici, infermieri, OS, non si ammalino e quindi continuino poi a prestare assistenza e a fornire il loro prezioso servizio, purtroppo è necessario attivare queste misure. Io mi auguro che queste misure funzionino per il più breve tempo possibile, però non abbiamo tantissime alternative, e non è una situazione che riguarda, come ha detto prima Michele Babuder, solo il nostro paese, no? È tutta l'Europa che ha attivato queste misure. Ricordo che la Francia ha di nuovo rinnovato per altre 2 settimane il lockdown nazionale, e su quel territorio in Francia sono chiusi anche tutti i negozi, tra l'altro, quindi una situazione ancora più grave. Quindi non lo so, è chiaro che non fa piacere a nessuno vivere in questo modo, però sono misure che vanno a tutelare la nostra salute, e quindi non credo c'erano molte alternative. Grim. Ma torno sulla questione della trasparenza dei dati. Secondo me è fondamentale proprio per far capire ai cittadini, alle categorie economiche, alle partite IVA, a quelli che ora fanno difficoltà ormai da mesi ad arrivare alla fine del mese, qual è il ragionamento che sta dietro all'adozione di certi provvedimenti che vanno a incidere così fortemente sulla propria capacità economica, sulla possibilità di arrivare a fine mese e sulle nostre libertà personali. Perché io assolutamente, che cerco di mantenere anche in questi tempi il senso dell'istituzione, e quindi mi unisco ai colleghi invitando il sindaco a ritornare, come dire, a più miti consigli e a ritornare a essere il sindaco di tutti, soprattutto in un momento così grave e delicato, maggior chiarezza. Lipoli, però, Avarino, io non l'ho interrotto. Quindi consigliere Grima, non capisco questo attacco al sindaco. Cosa ha detto il sindaco? Il sindaco va bene, va bene, con calma, voi preoccupate, parliamo tutti, abbiamo tempo. Non riesco a capire. Sì, ma anche. Non facciamo il coso di io non interrompo, non mi interrompete, perché è sempre per tutti. Fermo, Lipolis. È preoccupato di quello che sta succedendo. Va bene, Lipolis. Dopo tocca al canale di nuovo. Prego, Grim, andiamo veloci, se no non vi seguo. Che spieghino esattamente il filo del ragionamento. Capisco che c'è la campagna elettorale fra 5 mesi. Che spieghino esattamente il filo del ragionamento di un'ordinanza che purtroppo a questo punto è stato un tentativo disperato, detto anche in conferenza stampa. Non saremo certo in grado di bloccare
altre ordinanze se i dati peggioreranno e che anche si faccia definitivamente chiarezza sulla tipologia di dati che hanno portato a farci diventare oggi regione arancione, perché questo è dovuto a tutti noi, perché abbiamo il diritto, quindi 24 ore sono cambiati, abbiamo il diritto di capire i 21 parametri e uno non vale uno, quindi io, Avarino, Lipolis, Babuder, 5 o 6 sono Barbo, i più importanti. Non siamo in grado, guardando Grillo, le slide, ci sono di capire, le dice, cioè, di capire, sì, ma io l'abbiamo ammesso, l'ho ammesso infatti, certo. Quindi però noi abbiamo un diritto che ci venga spiegato, perché questo incide profondamente sulla nostra vita. Dopodiché vi invito a leggere l'intervista del dottor Thomas Pelli. E i ristoratori cosa devono dire? Vita di tutti, che butteranno via le merci che hanno ordinato ieri per il fine settimana. Insieme. La spiegazione infatti, bisogna darla anche a loro. No, 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 certo, ho detto a tutti i cittadini, partite IVA, lavoratori, tutti i cittadini hanno il diritto di sapere le motivazioni che stanno dietro alle decisioni. Questo è il primo livello. E gli investimenti ci sono, i ristori che devono essere assolutamente più celeri e pronti. Una notizia, no, Valerio. Però posso, aspetti Lipoli, se no ci confondiamo, torno da Allegri. Cioè, sì, io sono sì, d'accordo che è imperscrutabile per noi, no? Queste slide sì, lo sono. Pesa, voglio però, dire, no, no, ma l'abbiamo ammesso, è normale, per quello, però stiamo a quello, aspetti Lipoli. Che ci ha detto Riccardi? Non riusciamo a comprendere perché l'unica, pare che abbiano confrontato i nostri dati di oggi con quelli di qualche settimana di ottobre, quando erano più alti o peggiori, non lo so. Non lo so, allora e non rispetto a settimana scorsa, dove sono invece migliorati negli ultimi giorni. Io guardo l'andamento degli isolati domicilio per numero di residenti ogni 100.000, cioè qui ci sono regioni più colpite, quindi con sì, valori. Gli indici sulla mortalità erano tremendi. Ho visto, quello senz'altro, allora, l'ho però, sottolineato. Avarino, per però, quanto riguarda, sono 21 criteri. Sì, qui il Friuli Venezia Giulia sta sotto quasi a tutte, il Veneto è sempre sopra, cioè nella seconda slide, allora, eccolo qui il Friuli Venezia Giulia. Uno. E noi non siamo, facciamo altro di lavoro appunto, nella vita. Bravissima, facciamo uno, vale sì, uno. Allora c'è un comitato tecnico scientifico. Qui ci salviamo su insieme scienza, 5, politica e comportamenti individuali dei cittadini. Se continuiamo a delegittimare tutte le istituzioni, e dico tutte, sindaco, presidenti di regione e Stato, se continuiamo a delegittimare il comitato scientifico che fornisce e interpreta no, i dati, devi se continuiamo attaccarci tra di noi, allora Antonella, noi da questa pandemia usciremo mai. Ti interrompo quindi, per il senso dell'istituzione che, e il senso chiarissimo, della fiducia, Grim, chiarissimo. No, il no, fatto devo che non possiamo cosa, interpretare noi 21 parametri, ho io capito. Mi domando, io mi domando, ma scusatemi come un attimo, ma chi delegittima? Zaia e Bonaccini hanno forse con leggerezza lanciato il cuore oltre l'ostacolo ieri, sapendo che era nell'aria la zona arancione, perché ragazzi lo sapevamo, no? Cioè c'era il rischio fondato ma che noi diventassimo arancioni o rossi. Va bene, permettimi, va bene, Lipoli, poi Babudere Barbo, solo prego. Una parola, ma altra pubblicità, avevo. Mettere la zona arancione il giorno dopo un'ordinanza del presidente della regione, questo l'abbiamo detto lì, ho capito. Vabbè, Bonaccini dice la stessa cosa, anche Bonaccini, il governo centrale che mette zona arancione lo so Lipoli, ho capito, una regione dopo che il giorno prima è stata fatta un'ordinanza concordata con allora Lipoli, a me guardi è la cosa più assurda e lo vedo nei commenti anche della nostra diretta, però il fatto è che ieri l'ordinanza l'ha fatta anche Bonaccini. L'ordinanza Lipoli è stata concordata col governo, pubblicità. Quindi non poteva essere assurda, no? E quindi allora, siamo ancora in onda, 25 minuti insieme, ero arrivato Babuder e Barbo, avevamo detto, io vi posso anche leggere altri indicatori, sono d'accordo con Antonella Grim, non siamo noi né epidemiologi né ministro Speranza. No, ma senza noi, però so, ce l'abbiamo, lo sfruttiamo, nuovi casi settimana per setting assistenziale, cioè per la cura, credo anche
domiciliare, e qua il 93%, insomma, questi sono incomprensibili per noi tutti, ovviamente. Poi ci sono i clinico organizzativi che fanno riferimento, credo, alle aree mediche che diceva Riccardi, così come alle terapie intensive, si va avanti, insomma, con questi dati sono 90 e passa pagine, è lunghissimo. Comunque vi ricordo, il Friuli Venezia Giulia, detto da Riccardi stasera, un indice RT dell'1,41, ricordo la media nazionale 1,43, le mediche, i reparti, ecco, vado facile, sono sotto la soglia del 40%, le terapie intensive hanno il limite del 30, siamo al 26% influenza Giulia, qualche dato persino comprensibile lo citiamo. Babudere, anche, poi Barbo. Positivi sui tamponi, siamo al 10-11%, non credo che siamo in una media superiore al resto d'Italia, anzi. Ritorniamo sul dati, è evidente che la regione Friuli Venezia Giulia abbia fatto uno sforzo enorme per garantire alcuni di questi parametri, e questi parametri e alcuni dati sono ad esempio quello della capacità di seguire le persone al domicilio, è per questo che ce ne sono meno in ospedale, o perlomeno ci sono meno terapie intensive, perché vengono presi i casi in carico già prima rispetto a quello che era la prima ondata. Ma è evidente che ci sono due fattori fondamentali, e continuiamo a ripeterceli da febbraio-marzo purtroppo: quello che era il distanziamento, quello che era l'uso della mascherina, quello che era stato purtroppo un po' liberi tutti di quest'estate, quello che è stata una tardività nella ripresa, poi sono ripresi con ottobre i DPCM, quella che è stata per me una tardività e una non puntualità dei controlli, non mi posso esimere dal dire, perché pare che sia sotto gli occhi di tutti. Poi se vogliamo farla solo come battuta dicendo te ha visto quanta gente c'era là, però purtroppo questo è un dato che ha inciso sulle persone. E credo e temo purtroppo che andando di pari passo avanti così, mi pare che le regioni gialle siano rimaste tre, quante ce ne sono? Ecco, tre, qua. Me lo mettevi quattro, proprio adesso. Tre, ecco, tre più, ecco, tre più quattro, no, anzi sono quattro. Lazio, che qualcuno ci sottolineava ovviamente. Sì, come dato, no, ve le leggo molto rapidamente. Allora, rosse, Campania, Toscana, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Provincia Autonoma Alto Adige, arancione, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Umbria, Toscana, Liguria, gialle, Veneto, Lazio, Sardegna, Molise, Provincia Autonoma di Trento. Eccoci. Credo che non sia molto difficile ipotizzare, purtroppo, che stando così le cose ed essendo passate quasi due settimane, tre settimane da quella che è stato l'iniziale di PCM con le regioni a colori, credo che la fascia anche tua del titolo e del sottotitolo possa essere raggiunta rossa non solo dalla nostra regione ma in Italia, e purtroppo credo che si sia sviluppato nelle persone la consapevolezza che se l'avessimo fatto prima, l'avessero fatto prima in un periodo molto ristretto e determinato, sarebbe stato decisamente meglio. Fermo restando che adesso non bisogna andare in piazza per protestare del contrario, perché non serve purtroppo a niente, bisogna andare in piazza per far sì che il governo si adoperi su misure fiscali diverse. E quindi ritorno al discorso di tutti quelli che sono i pagamenti, le defiscalizzazioni, quelli che sono i posticipi dei pagamenti e gli annullamenti, così come è stato fatto in altri paesi. Diversamente è inutile dare, e ritorno al discorso di prima, contributi minimi, peraltro garantendo anche contributi sugli investimenti che vengono decurtati del 70%, e poi chiedere che quello che è stato dato venga corrisposto in tasse, come è stato due giorni fa per alcune partite IVA. Adesso abbiamo sentito il 16, perché siamo entrati in zona arancione, viene posticipato. Beh, ma se no sarebbe stato richiesto. Adesso. Quindi il tema fondamentale è questo. Diversamente è evidente che non possiamo andare avanti con contributi, perché il nostro Stato è già abbastanza remengo e soprattutto non ce n'è ad limitum. Detto questo, la gente avrebbe anche subito un ulteriore stop, sopportato un ulteriore stop, ma uno dice non paghiamo quest'anno, punto. E questa credo che era una stata delle prime proposte avanzate dal centrodestra ancora da aprile. No, Barbo, però prima di andare da Barbo voglio leggervi ancora una volta gli interventi, ricordandovi che per esempio varranno entrambe la zona arancione e anche l'ordinanza del Friuli Venezia Giulia, in base a quello che abbiamo capito in queste ore, quindi i negozi resteranno chiusi la domenica, per esempio. Cosa vuol dire mobilità? Vedete nella cartina,
vietati gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza e in altre regioni, salvo esigenze di lavoro, di salute o studio con autocertificazione. È raccomandato evitare gli spostamenti nel proprio comune, cioè cercate di stare a casa il più possibile, vi dice questo svolgimento nei colori del DPCM del 3 novembre. La differenza è con questa, perché con la Regione Rossa, oltre alla didattica a distanza, ma la Regione Rossa vi dice è vietato spostarsi anche nel proprio comune, cioè state a casa il più possibile, tranne che per le solite cose. Quindi, che poi arriva la telefonata del cane, Ah sì, sull'orario. No, per carità. I negozi, zona arancione, ci riguarda, rimarranno aperti tutti i negozi, i parrucchieri e gli estetisti. Sappiamo che l'ordinanza regionale dice negozi chiusi la domenica. In più, bar e ristoranti chiusi tutto il giorno al pubblico, possibile solo l'asporto fino alle 22, consegna a domicilio senza restrizioni. Va bene, Barbo, volevi aggiungere qualcosa? Però non la sentiamo. No. Mi sentite? Ecco, prego. No, che mi trovo anche questa volta d'accordo quasi su tutto con Babudari, che sembrerebbe un po' strano, però quanto dice sui ristori lo condivido. Questo va chiesto al governo, che ci siano dei ristori congrui, che vengano però parametrati al fatturato, perché non posso sentire, come ho sentito in alcuni casi, qualcuno che si lamenta che non dovrebbero essere parametrati al fatturato, perché insomma viene da pensare male, ecco, e che siano assolutamente tempestivi. Questo va detto, così come devono essere intensificati, ed è vero, anch'io in questi giorni ne ho visti i controlli sul rispetto di quelle che sono le regole, perché solo se li rispettiamo tutti usciamo da questa situazione e potranno riaprire le attività, perché dipende veramente dal comportamento di tutti noi. Quindi per questo io invito in particolare chi dovrebbe dare il buon esempio a comportarsi in primis rispettando le regole, e il resto, ripeto, io capisco le polemiche, capisco le perplessità anche su quelle che sono le tempistiche. Io potrei anche leggerla alla rovescia, come mi pare abbia detto anche Antonella Grimm. Sostanzialmente io ieri non ho capito la tempistica dell'ordinanza dei tre governatori, uno dei quali è del mio partito peraltro, ben sapendo che oggi si sarebbero decise le nuove zone rosse e le nuove zone arancioni. Quindi non l'ho capita, francamente. Perché ha firmato Speranza? Perché si trattava di un'ordinanza restrittiva, per cui il Ministro della Salute evidentemente coerentemente era contento, ruolo, diciamo, firmato, se si faceva dopo, per l'amor del cielo. Sì. Magari sono anche intervenute ulteriori variazioni, non onestamente sono d'accordo con il vicepresidente Riccardi quando chiede delle spiegazioni, non capisco però perché parla di dati confrontati con quelli di un mese fa anziché con quelli attuali e non con, per esempio, una settimana fa. Non capisco cosa c'entra un mese fa, onestamente. Per cui, sulla base di cosa Riccardi ci dice che i dati di questi giorni spediti ieri li ha confrontati il governo con ottobre e non con la settimana precedente? Questo probabilmente non hanno un'altra spiegazione. Sì, onestamente non capisco. Cioè, potrei capire se fossero stati confrontati non con i dati di oggi, ma con quelli della scorsa settimana, ma non capisco, non capirei, a meno che va questo bene. Valga. Guardate, faccio vedere l'ultima cosa e poi voglio ripartire da Menis. Parliamo almeno per un quarto d'ora di quello che volevamo fare stasera, che era un tema più cittadino, no? Menis, dove sono le slide dell'Ovovia? Mi fate vedere Menis, eh? Dove sono le slide? Dove le ha? Sono nascoste. Non guardi gli appunti, eh? Allora, no. vi faccio vedere solo una cosa. L'indicatore, magari questo è un po' più facile per tutti noi capirlo, l'andamento dei ricoveri per residenti, ricoveri su residenti per 100.000 abitanti, area nord-est. Il limite, guardate, è molto chiaro, questo è il limite raggiunto il 4 aprile 2020, fascia periodo peggiore, 131,91 per 100.000 abitanti, la media nazionale. Così come adesso la media, seconda media è quella di 54,78, siamo Bolzano malissimo sopra, il Friuli-Venezia Giulia è quest'ultima linea continua che leggete qua, che è al 31,62, sopra l'Emilia-Romagna,
No, il Veneto, scusate, sopra poi ancora l'Emilia Romagna, questo è il Veneto, 36,68, e il Friuli-Venezia Giulia 31,62, questo qui. Andiamo alle terapie intensive, forse ancora più comprensibile, queste sono ancora dati, le isole sull'andamento, il nord-ovest, eccolo qua, saturazione, Covid, terapia intensiva, posti letto reali, il 77% è il limite, attualmente il limite è al 30%, eccolo qua, questa linea nera che vedete, guardate Bolzano molto sopra ed è in discesa, sopra ci sono Trento ed Emilia Romagna col 38, 42-38, il Friuli-Venezia Giulia è questa linea ancora continua gialla, guarda, che vedete che sto seguendo, però sì, c'è stato un plateau quasi e poi ancora è risalita, è al 26-86, quello che ci citava poco fa Riccardi, noi il limite sta al 30, noi siamo al 26, è 26,86. Ecco il Veneto, che è questa linea tratteggiata sotto, è al 20,40. Sulle terapie intensive molto meglio per 100.000 abitanti, giusto? Anche questo è parametrato su... ve lo leggo. Il grafico mostra l'andamento nelle ultime due settimane della saturazione posti letto e terapia intensiva effettivamente implementati nelle singole regioni. Due sono le soglie di allarme, la prima è il 30%, riprende il valore indicato in tal senso per l'occupazione, l'altra è quella raggiunta, credo, la seconda corrisponde alla saturazione massima che è stata raggiunta in una singola regione sul valore massimo dei posti letto. Vabbè, questo dai. Ferdinando dà evidenza di quello che è stato il lavoro strutturale di questa, dell'amministrazione, nel senso che sono stati implementati i posti, sì, sì, e i dati, e questo ci consente di essere sul dato effettivo al di sotto di quel 30. Solo, no, vi ricordate qualche mese fa ormai, solo Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta l'avevano, sì, fatto, però la Valle d'Aosta poi è messa molto male oggi. C'era chi, allora, leggevamo a Milano, in altre regioni, e non basta. Ha preso in giro perché c'era l'ospedale costruito tra da Bertolaso, che invece oggi serve come. Allora, Meni, stai una battuta a testa, che cosa si dice dell'Ovovia in commissione? Prego. Ma è stato presentato il progetto e... che tra l'altro era già noto, nel senso che è un progetto che è preliminare, però composto anche già da parecchi elaborati. No, abbiamo compreso che effettivamente c'è un problema di accessibilità nella nostra città, soprattutto dall'accessibilità da nord. Il problema è concreto, io credo di essere d'accordo su questo tipo d'analisi, poi dal punto di vista della risoluzione non credo che un nuovo via possa risolvere questa problematica per diversi motivi. Il primo è perché arriva o arriverebbe in una zona, e faccio riferimento a Opicina, che ha poco appeal sia turistico sia anche non è un luogo adeguato per far arrivare le persone che arrivano da fuori Trieste, farli parcheggiare, farli scendere nella nostra città. E poi sarebbe appunto la tratta da Bovedo, ovvero da Barcola, essenzialmente dal nuovo parcheggio Bovedo a Opicina, andrebbe poi ad attraversare un'area, e faccio riferimento ovviamente alla zona delle strade Friuli e della zona costiera, che dal punto di vista geologico non è proprio una zona che è tranquilla. Noi sappiamo benissimo che quell'area si sta muovendo anno dopo anno, e quindi abbiamo già avuto episodi di frane e quant'altro, e quindi non credo che sia la soluzione migliore. Devono essere valutate anche alternative vere all'Ovovia, che potrebbero essere un trasporto di tipo ferroviario, un potenziamento del trasporto ferroviario in entrata a Trieste. E poi tra l'altro ci sono alcuni aspetti di questo progetto che lo fanno rendere, a mio avviso, poco sostenibile dal punto di vista economico. Allora, Babuder, poi Barbo, Lipolis e Grim, prego. Ma allora, mi piacerebbe che il nostro territorio potesse realmente sopportare un potenziamento ferroviario in zone che lo stesso Paolo Menis adesso ha
riferito come evidentemente non sicure, perché quindi la linea ferroviaria, Paolo, passa sopra la costiera e sopra strada del Friuli, per cui credo che sia difficile implementarla adesso in quelle zone, soprattutto lo sai meglio di me. Quella linea lì va messa in sicurezza, ecco, anche dopo che passano 500-600 treni immersi settimanali. Il discorso è un altro, il discorso conta soprattutto su quella che sarà la mobilità del Porto Vecchio per quanto riguarda gli aspetti, chiamiamoli turistici, e che in gran parte, quindi anche quello che riguarda la mobilità attraverso e le piste ciclabili e i trenini, non è mai stata accantonata, perché lo dicevamo l'altro giorno, le linee guida di sviluppo del Porto Vecchio le abbiamo votate in consiglio comunale 2 anni fa e quelle verranno perseguite, devono essere perseguite. Tu forse voi vi siete astenuti, non so se avete votato tutti i contri, alcuni si sono astenuti, altri no. Vado a fatica. Io credo che l'impegno del Consiglio Comunale debba essere quello di proseguire in quella linea per quanto riguarda una mobilità che assicuri in quegli spazi ovviamente degli insediamenti anche di investimento, di turismo, minima parte residenziale, l'abbiamo detto, ma che abbia soprattutto una mobilità compatibile con quello che è l'utilizzo, io dico, anche ludico sportivo e di recupero di vista e di una Trieste del mare e dal mare, per cui assolutamente sì. Poi questa dell'Ovovia è un quid ulteriore che io posso convenire o meno nel momento in cui il comune non dovrà sborsare risorse proprie per la realizzazione e ne abbia di certe per quanto riguarda invece la manutenzione e quello che dovrà essere il programma della manutenzione. Trovo difficile adesso sentire dei ragionamenti che parlano di inquinamento acustico nel Porto Vecchio perché ci sono dei piloni, sono sincero, perché chi frequenta la montagna, chi frequenta determinate zone, peraltro patrimonio dell'UNESCO, insomma, che hanno le ovovie, difficilmente possono trovare in quegli ambienti del disturbo. Barbo, Lipolis e Grim, prego Barbo. Ah, sì, io i principali dubbi che ho sono sulla sostenibilità economica, non tanto della realizzazione, il mantenimento, che potrebbe anche esserci, ma quella della gestione. Ecco, aspetti Barbo, me li fa leggere, visto che le ha citati, guardi, alcune domande dicono le slide di presentazione, no? E quanto costa? Il costo dei lavori 30 milioni di euro ed è finanziato dal MIT, Ministero delle Infrastrutture, i costi di mantenimento, le ipotesi cautelative, cioè dicono sovrastimate, immagino, cioè costi considerati massimi, sono state fatte ipotesi di massima cautela in termini di manutenzione, costi personali, ricavi basati su ipotesi di minima, il prezzo del biglietto stato collegato al TPL, il traffico stimato attraverso opportune assegnazioni, portano una stima annua di poco oltre 3,5 milioni di passeggeri, una normale linea di Trieste Trasporti ne fa 2 milioni, utile stimato 500.000 di euro all'anno. Come diciamo al netto dei costi. Prego Barbo. Sì, no, io ho delle perplessità su queste stime e ritengo comunque che sarebbe prioritario intervenire su altri tipi di mobilità, in primis andando a ripristinare ad esempio il tram o andando a potenziare le linee già esistenti per quanto riguarda lo spostamento dei cittadini. Trovo più credibile il fatto che l'Ovovia possa funzionare soprattutto per chi arriva da fuori città. Non metto in dubbio che siano stati fatti degli studi, tuttavia ho delle perplessità rispetto a quelle che sono le stime, mi sembrano molto ottimistiche. Chiaro. Lipolis e Grim? Sì, brevemente, non è la commissione, quindi non conosco alcuni dati tecnici che sono importanti. Del tram, si dice, mi perdoni Lipolis, in questa analisi, che è un trasporto turistico a bassa capacità, cioè ci stanno poche persone, non è in competizione con questo progetto e non risolve l'accesso nord come altre idee in circolazione. Questa è l'analisi che fa l'ingegner Bernetti del dirigente del comune. Prego. Diciamo che il turismo triestino non è un turismo stagionale, è un turismo ormai
almeno 10 mesi all'anno, quindi anche vivere soltanto, che questa struttura viva soltanto sull'afflusso dei turisti, visto che il biglietto probabilmente non sarà di un euro, credo che comunque avrà degli introiti tali da farlo restare autosufficiente come dei costi e non gravare sul pubblico. Non costa niente la realizzazione, io credo che non dobbiamo avere paura delle novità, credo che Trieste sia una città bella da vedere anche dall'alto, quindi una situazione del genere molto probabilmente verrebbe gradita e sperimentata, non dico dal 100% dei turisti, ma da una gran massa di turisti, probabilmente fa ridere il nome, insomma, Ovo Via, la novità, insomma il triestino si diverte soprattutto poi da quando ci sono i social a prendere in giro queste iniziative nuove, no? Credo però che dal momento che non costa niente, dal momento che è un progetto presentato, dal momento che Trieste è una città bella da vedere dall'alto, se la cosa funziona, se la cosa riesce, credo che è una cosa che porterà soltanto del bene alla nostra città. Grim. L'obiettivo da provare a raggiungere è evitare le file in costiera per quelli che arrivano a Trieste e per quando noi vogliamo lasciare il centro e andare appunto verso la costiera, il famoso accesso nord. L'Ovovia potrebbe essere una delle soluzioni, quindi soprattutto, come diceva Barbo, per le persone che arrivano da fuori città, potrebbe essere una delle soluzioni dentro a un ragionamento più ampio che non deve assolutamente abbandonare una delle cose più logiche, andare a rafforzare il trasporto ferroviario, ce lo ha anche non tanto velatamente suggerito Zeno D'Agostino, andare a ripristinare il trenino elettrico che c'era stato un inizio in tal senso e andare anche a rimettere in circolo il tram di Opicina, che potrebbe anche essere il sistema tramviario ulteriormente incentivato nel resto della città. L'obiettivo è quindi una modalità di trasporto più sostenibile, più ambientalmente amica, diciamo, che quindi aiuti tutti in un trasporto, in una modalità di trasporto integrato, anche quelli che vogliono semplicemente camminare, perché non dimentichiamoci che ci sono anche i pedoni e anche quelli che ultimamente hanno cominciato a inforcare molto di più bicicletta e monopattini. Però cerchiamo anche di andare a rafforzare quello che abbiamo già, l'esistente. Sull'Ovovia anch'io ho dei dubbi rispetto alla sostenibilità economica negli anni a venire, una volta usufruito del finanziamento, ma questo conto di approfondirlo in commissione, e forse non avrei scelto nel progetto, ma anche qui porrò delle domande per approfondire in commissione, quella stazione di arrivo in Carso a Opicina, ma mi sarei spostata di più verso Montegrisa, perché la vedo molto più, come dire, inserita poi nel contesto per poter muoversi più agevolmente in Carso. Quindi ci sono ancora diversi punti oscuri, sicuramente non lo vedo come una di quelle cose su cui accaparrarsi per una campagna elettorale, che secondo me dovrà andare invece molto di più a come dire, discutere su servizi educativi, una nuova forma di sostegno sociale, quello che sarà di questa città dopo il Covid, come rimettere in moto commercio, turismo, ecco, quindi credo che avremo argomenti molto più forti e pressanti su cui discorrere nei prossimi mesi, che non il possibile, probabile finanziamento nazionale per un sistema di cabinovia. Ecco, non sono così preoccupata da questo. Cercare di risolvere l'accesso nord, cosiddetto accesso nord, alla città, questo sì, basta restare da maggio a settembre in fila in costiera a Barcola. Bene, allora c'è anche il protocollo per le cure a casa per quanto riguarda il Covid, e visto che una delle polemiche è legata al fatto, ecco, che sia solo il paracetamolo, non mi permette solo questo, cercherei di chiedere alla regione di andare ad aumentare l'accompagnamento domiciliare ai malati Covid, perché insomma anche solo se apriamo il piccolo oggi mi pare evidente che lì qualche cosa da rimettere in circolo c'è, ed è una competenza regionale, non servono né soldi in più né più persone, serve mettere in linea medici di medicina generale, le USCA e il dipartimento di prevenzione. Ma se la sala, quindi, attivare la sanità, in Europa, la sala che ha distrutto la sanità, adesso state chiedendo di rimettere in tempo di pandemia tutto in due giorni a posto, il sindaco deve andare Riccardi è 24 ore su 24 vive, mangia, dorme a Palmanova. Federica non fa altro che fare di confrontarsi con tutte le categorie. Stanno vivendo su questo Covid. L'opposizione cosa fa?
critica l'amministrazione regionale perché non fa niente per rinforzare il sistema sanitario territoriale quando la Sera Chiavi l'ha distrutto. È molto semplice così. Devo chiudere, ragazzi, mi dispiace. Allora, sono le 23, grazie per essere stati con noi, è stata una serata movimentata, una giornata movimentata, forse non ci aspettavamo, insomma, questo epilogo. Grazie a Giovanni Barbo, collegato, Partito Democratico, grazie a Paolo Menis, Movimento 5 Stelle. Grazie, abbiamo ancora un'ora per suonare il flauto. Ah, sì, esatto, è giusto, è giusto. Grazie a Antonio Lippolis della Lega, Michele Papudere, Forza Italia, Antonella Grim. Grazie. Italia viva, buonasera. È vero, è vero. Ha detto ci voleva l'ordinanza, il Covid, per smettere di suonare il flauto a scuola. Ricordo l'SMS di ieri che evidentemente non è sfuggito. Io ero un disastro. A Paolo Menis. Io ero un disastro col flauto. Va bene, grazie a tutti, ci vediamo giovedì prossimo, domani come sempre con le nostre dirette. Seguiremo adesso ogni sera ancora in più di nuovo cosa accade. Domani è una giornata importante, vedremo insomma molte reazioni a quello che è stato deciso oggi pomeriggio. Buonanotte da Ring. In collaborazione con Trieste Trasporti, muoversi bene.